Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare alle preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti i sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 4, capitolo 124, 30 marzo 1902. Questa mattina, trovandomi fuori di me stessa, ho visto per poco il mio adorabile Gesù nell'atto della sua risurrezione, tutto vestito di luce risplendente, tanto che il sole restava oscurato innanzi a quella luce. Con Dio sono restata incantata e ho detto: Signore, se non sono degna di toccare la tua umanità glorificata, fatemi toccare almeno le vostre vesti. E lui mi ha detto: Diletta mia, che dici? Dopo che fui risorto, non ebbi più bisogno di vesti materiali, ma le mie vesti sono di sole, di luce purissima, che copre la mia umanità e che risplenderà eternamente, dando gaudio indicibile a tutti i sensi dei beati comprensori. E questo è stato concesso alla mia umanità perché non ebbi parte di essa che non fosse coperta d'obbrobri, di dolori e di piaghe. Detto ciò è scomparso, senza che ho trovato né l'umanità né le vesti, ossia mentre le prendevo fra le mani le sue sacre vesti mi sfuggivano e non me le trovavo.
4 aprile 1902, capitolo 125. Continuando il mio solito stato, il mio adorabile Gesù viene, ma quasi sempre in silenzio, ossia mi dice qualche cosa appartenente alla verità, e succede che fin quando sta il Signore la comprendo e mi pare che saprò ridire, ma scomparendo mi sento tirare quella luce di verità, infusami e non so ridirne niente. Questa mattina poi ho dovuto molto stentare nell'aspettarlo, e nel venire mi ha trasportato fuori di me stessa, facendosi vedere molto sdegnato. Onde io, per placarlo, ho fatto vari atti di pentimento, ma a Gesù pareva che non gliene piaceva nessuno. Io tutta mi affannavo nel variare gli atti di pentimento, chissà potesse qualcuno piacergli. Alla fine gli ho detto: Signore, mi pento delle offese fatte da me e da tutte le creature della terra, e mi pento e mi dispiace per il solo fine che abbiamo offeso voi, sommo bene che mentre meritate amore, noi abbiamo ardito di darvi offese. Con questa ultima parve il Signore compiaciuto e mitigato. Dopo ciò mi ha trasportato in mezzo ad una via dove stavano due uomini in forma di bestie, tutti intenti a distruggere ogni sorta di bene morale. Parevano forti come leoni ed ubriachi di passione. Al solo vederli mettevano terrore e spavento. Il benedetto Gesù mi ha detto: se vuoi un poco placarli, va a passare da mezzo a quegli uomini a convincerli del male che fanno, affrontando il loro furore. Sebbene un po' timida, pur sono andata ed appena vistami mi volevano ingoiare. Io però gli ho detto: permettete che parli e poi fatemi quel che volete. Dovete sapere che se giungerete al vostro intento di distruggere qualunque bene morale appartenente a religione, virtù, dipendenza e benessere sociale, voi, senza vedervi dell'errore, verrete a distruggere insieme tutti i beni fisici e temporali, perché per quanto si toglie ai beni morali, altrettanto si raddoppiano i mali fisici. Quindi, senza vedervi, andate contro voi stessi, distruggendo tutti quei beni caduchi e passeggeri che tanto amate. Non solo, ma andate cercando chi distrugge la vostra stessa vita e sarete causa di far versare lacrime ai vostri superstiti. Poi ho fatto un grandissimo atto di umiltà che non so neppure ridire. E quelli sono restati come uno che passa allo stato di pazzia e tanto deboli che non avevano forza neppure di toccarmi. Così sono passata libera e comprendevo che non c'è forza che può resistere alla forza della ragione e dell'umiltà. 16 aprile 1922, capitolo 126. Questa mattina il mio adorabile Gesù non ci veniva, onde io, non venendono venire, ho detto: che me ne sto più a fare in questo stato se l'oggetto che mi teneva rapita più non viene? Meglio che la finisco una volta. Mentre ciò dicevo, è venuto per poco il mio dolce Gesù e mi ha detto: figlia mia, tutto il punto sta nel reprimere i primi moti. Se l'anima sta attenta in questo, tutto andrà bene. Se poi no, ai primi moti non repressi, usciranno le passioni fuori e romperanno la fortezza divina, che come siepe circonda l'anima per tenerla ben custodita e per allontanarle i nemici, che sempre cercano di insidiare e di nuocere alla povera anima. Ma però, se appena avvertita entra in se stessa, si umilia, si pente e con coraggio vi pone rimedio, la fortezza divina vi si serra di nuovo intorno all'anima. E se poi non vi pone rimedio, rotta che sta la divina fortezza, darà la rotta a tutti i vizi. Quindi attenta ai primi moti, pensieri, parole che non siano retti e santi, che sfuggiti che ti siano i primi, non è più l'anima che regna, ma le passioni che padroneggiano. Se vuoi che la fortezza non ti lasci un solo istante, non ti lasci sola un solo istante. Allora, tre piccoli capolavoretti spaccati di cielo e con insegnamenti ben distinti, ma tutti ugualmente importanti. Il primo, quello dell'apparizione dell'umanità di Gesù glorificata e delle vesti di luce di Gesù, che spiega a Luisa che non ha bisogno, dopo la risurrezione, di vesti materiali, ma è completamente vestito di luce purissima, di sole e sfolgorante. Allora, premesso che più avanti Gesù spiegherà molte volte negli scritti che la sua risurrezione, con tutti i corollari che l'accompagnano, compreso questo, la veste di luce, è un'immagine e una metafora di chi vive nella divina volontà,
E questo è molto consolante, perché nella risurrezione di Gesù sfolgora e rifulge una divinità ormai non più intaccabile da niente di tutto ciò che è caduco, umano, terreno. San Paolo dice: Cristo risuscitato dai morti non muore più, la morte non ha alcun potere più su di lui. Quindi questa è la prima cosa da ricordare. La vita nella divina volontà è simboleggiata perfettamente dalla risurrezione di Gesù, dalla morte. E questo lo si vede anche nell'ultima ora della passione, che è bellissima, più che altro nello scritto che chiude l'ultima ora della passione, no? Dice: la mia vita non è più qui, è risorta nel fiat. Vuoi sapere quando l'anima risorge veramente? Quando comincia a vivere nel fiat supremo. E c'è proprio uno stacco tra un prima e un poi. Quindi questo, diciamo, per quanto riguarda la lettura simbolica di questo episodio, che è assolutamente importante. Ecco, poi ce n'è un altro di insegnamento però. Gesù spiega: è tanto grande, cioè non aver bisogno di vesti materiali ad essere rivestito della luce stessa, del sole stesso, dice, fu concesso alla mia umanità perché non ebbi parte di essa che non fosse coperta d'obbrobri, di dolore e di piaghe. Quindi questo evidentemente è un insegnamento anche per noi, che fa comprendere che quanto più avremmo portato, come dice San Paolo, nel nostro corpo il morire di Gesù, questa è anche la mortificazione cristiana, un bellissimo passo che dice: portando sempre e dovunque nel nostro corpo il morire di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo mortale. Questo è il fondamento, diciamo, è uno dei tanti fondamenti della mortificazione cristiana, no? Perché tanto quanto diventiamo conformi a Gesù sofferente e crocifisso, seguendone le orme, soffrendo come lui, con amore, per amore, solo per la gloria di Dio, per la salvezza delle anime, non certo perché i cristiani, diciamo, sono amanti del dolore fine a se stesso, assolutamente, insomma, no? Noi non siamo amanti del dolore fine a noi stesso, perché altrimenti saremmo fuori di testa. Però quanto più abbiamo assomigliato a Gesù nell'obbrobrio, direbbe ancora San Paolo, quindi nell'umiltà, in tutto ciò che, diciamo così, ci rende in qualche modo crocifissi, non solo le sofferenze fisiche, ma anche quelle più grandi, che sono quelle morali e spirituali e affettive, psicologiche, quanto più saremo simili a lui nella gloria. Certo che le mille e mille ferite, insomma, che, come Gesù dice sempre nell'ora della passione, dice: guardami, padre mio, c'era quella, non c'è più un centimetro quadro di carne dove farmi aprire nuove piaghe, no? Non sta più. E quindi questo abisso di amore, di dolore, ecco, fa anche comprendere, no? Fu concesso alla mia umanità per questo. Cioè, questo è proprio il concetto biblico che dobbiamo sempre tenere, di retribuzione, proprio retribuzione in senso stretto, cioè se è andato così in fondo, meriti di andare poi tanto in alto, no? È la stessa cosa che dice San Paolo nell'inno alla Kenosi, secondo capitolo delle lettere filippesi, che dice: si fece uomo, prese la condizione di schiavo, non semplicemente di servo, ubbidendo fino alla morte, e alla morte di croce, poi continua, dice, per questo Dio l'ha esaltato, quindi perché ha fatto tutto questo, altrimenti se il Verbo incarnato non avesse toccato, diciamo così, il punto più basso dell'obbrobrio e dell'umiliazione, non sarebbe andato nel punto più alto di gloria. C'è proprio questo proprio concetto, proprio giuridico, se vogliamo, di retribuzione proprio in senso stretto, che ci fa anche comprendere che noi andiamo in paradiso certamente per la misericordia di Dio e non per i nostri meriti, questo possiamo stare proprio tranquilli, ma il grado di gloria che si avrà in paradiso, questo certamente dipende da come noi abbiamo risposto e corrisposto alla grazia di Dio, e sarà tanto più alto quanto maggiore sarà stata la nostra risposta alla grazia di Dio e la nostra conformazione a Cristo e Cristo crocifisso, direbbe sempre San Paolo. Questo per quanto riguarda il primo paragrafetto. Per quanto riguarda il secondo, e numero uno, è bene meditare sull'atto di contrizione che ha fatto Luisa,
e che spiega essere stato l'unico fra i tanti che si sta inventando gradite a Gesù, no? Numero uno è un atto non solo personale ma vicario, quindi esteso. Questa è una cosa fondamentale nella vita della Divina Volontà, e esteso e quindi intendente coprire tutti i peccati del genere umano. Signore, mi pento delle offese fatte da me e da tutte le creature della terra. E poi questo è un atto di contrizione perfetta, cosiddetto, perché si pente? Per i guai che con i peccati abbiamo combinato? No. Per quelli che ci sono venuti addosso? No. Perché questi guai ci porteranno alla perdita di tutti quanti i beni temporali? No. Perché per questi peccati si andrà all'inferno? No. Perché quei peccati attirano i castighi divini? No. Mi pento e mi dispiace per il solo fine che abbiamo offeso voi. Il solo fine sarebbe il solo motivo, no? Quindi il pentimento in senso stretto, la contrizione, insegna la Chiesa, quella motivata dalla carità. Cioè, io peccando ho dato un dolore a Dio. E attenzione, che mentre merita solo amore da parte nostra, cioè il Signore lo merita l'amore, non è che, cioè, non lo esige, ma lo merita. E tutto il nostro amore, perché tutto ci ha amato, e in tutto ci ha amato, noi abbiamo ardito di darvi offese. Questo è proprio il pentimento gradito al cielo. E questo dobbiamo da un lato impetrarlo dal Signore, perché la Chiesa ha sempre insegnato che la contrizione, questa contrizione, non è possibile, diciamo così, per l'uomo procurarsela da solo, anche se ci si può disporre. Quindi, questo è un dono molto grande da impetrare dal Signore, quindi la perfetta contrizione dei nostri peccati, che è un fatto interiore, d'accordo? Quindi questa è una cosa che si esterna davanti a Gesù. Se ci facciamo attenzione, la Chiesa ce lo mette sulla bocca, perché quando ci confessiamo noi esprimiamo, diciamo, al Signore la doppia forma del pentimento imperfetto, cioè dell'attrizione, e del pentimento perfetto, che è la contrizione, perché diciamo: mio Dio, mi pento e mi tolgo con tutto il cuore dei miei peccati. Questo chiaramente è un atto personale, no? Non è anche vicario come quello di Luisa. Perché peccando ho meritato i tuoi castighi, ecco la contrizione, scusate, ecco l'attrizione. Cioè l'attrizione è il pentimento che è motivato dal fatto che peccando io mi attiro i castighi correttivi di Dio e mi espongo al pericolo della dannazione se pecco mortalmente. Quindi non è una cosa perfetta, d'accordo? Perché perfetta è quella che viene dopo. Molto più perché ho offeso te, che sei infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Però la Chiesa ha sempre insegnato che per ottenere il perdono di Dio, cioè il Concilio di Trento, basta anche l'attrizione, cioè il pentimento imperfetto, quindi quello motivato dal timore delle pene eterne, dei castighi temporali a cui il peccato espone il peccatore. Ecco, certamente questo è assai migliore, no? Quindi questo dobbiamo impetrarlo dal Signore. Vedete come un ingresso, diciamo, perfetto, se si può dire così, nella vita del Divin Volere, presuppone, no? Questo lascia intendere questo, una, come dire, una bella, un bel sigillo su quella che è stata la vita passata, che è anzitutto una grande contrizione, che poi chiaramente è bene anche esprimerla, per chi non l'avesse ancora mai fatto, ovviamente, con una bella confessione generale. E poi, come ho recentemente spiegato, in due o tre catechesi, insomma, che ci ho dedicato, c'è anche la possibilità di rifarli, gli atti brutti della nostra vita, nella Divina Volontà, ecco, per restaurare tutte le cose nel Divin Volere, ecco, e perfezionarle. Poi è molto interessante il discorsetto che Luisa, su un mandato di Gesù, va a fare a questi due uomini in forma di bestie, che non sembrano demoni, quindi sembrano uomini insatanassati,
Ecco, e comincia qui una serie di esortazioni che poi Gesù approfondisce in maniera magistrale nell'ultimo paragrafetto. Il concetto che lui si esprime è una cosa fondamentalissima, io sono anni che lo dico in tutti i modi possibili, cioè i peccatori sono attaccati e vedono solo quello, ai beni fisici quindi, e temporali, gli piacciono i piaceri sensibili, gli piacciono i soldi, gli piace tutto quello che ha letto ai sensi e che lo fa divertire, detto in due parole, la salute del corpo, d'accordo, eccetera. Ora però la corruzione anche delle cose temporali e fisiche, come la Chiesa ha sempre insegnato, viene dal peccato. Perché il peccato è il distruttore del benessere personale, fisico, psichico e sociale. San Giovanni Paolo II, Reconciliatio et Penitenzia. Le cose vanno male nel mondo perché esistono perché si fanno un sacco di peccati che non sono un fatto privato, d'accordo? È limitato alla coscienza del peccatore, ma riverberano i loro effetti negativi fuori di sé e coinvolgono gli altri. E Luisa spiega, dice, vuoi continuare? Ah, continua pure, ma ti piacciono tanto i beni fisici, i beni sensibili? Guarda che se continui a fare peccati su peccati, tu distruggi proprio quei beni caduti e passeggeri che tanto ami. Quindi impara a goderteli, se non ne puoi fare a meno, questo è il senso del discorso, dentro la divina volontà, altrimenti li distruggerai, non solo, andate cercando di distruggere la vostra stessa vita. E chi è che distrugge la nostra stessa vita? Ogni peccato è un amen detto al diavolo, che ci gongola, cioè il diavolo istiga tutti quanti i peccati che si fanno, non soltanto per portarci all'inferno dopo la morte corporale, certamente c'è anche questo, cioè, ma anche per rovinarci, per distruggerci la vita qui, perché il diavolo gongola nel veder soffrire gli uomini in particolare, ci gongola, cioè, e noi questo è una cosa bruttissima, certamente, no? Ma lui è fatto così, se tu soffri lui gode, è sadico, cioè è proprio il sadismo allo stato puro. È una figura inquietante, lui e tutti quanti gli angeli ribelli, perché è ripugnante pensare a una cosa di questo genere, ma è così. E come fa lui a farti soffrire? Facendoti godere fuori della volontà di Dio, perché quel tipo di godimento che fai nel Signore ti dura qualche secondo e i danni che porta sono incalcolabilmente più grandi di quel poco di diletto fugace e passeggero che ti ha portato. Fino a quando l'uomo questo non lo capirà, le cose non potranno mai andare bene. Eppure questi uomini perversi, dice Luisa, sono rimasti talmente, come dire, indeboliti da questa argomentazione che non hanno avuto la forza di toccarla. E Luisa ha capito, dice, non c'è forza che può resistere alla forza della ragione e dell'umiltà. Anche questo è molto importante. Cioè, le nostre reazioni, per esempio, a chi vive male, a chi vive lontano da Dio, anche quando sono persone vicine a noi, no? Non devono essere mai l'aggressione, il rimprovero diretto, il fargli un sacco di prediche. Bisogna trovare il momento opportuno per pacatamente farlo riflettere. Cioè, tu puoi pure continuare. Ma rifletti però, perché se continui succede questo, 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 questo e quest'altro. Cioè la nostra grande arma, la nostra arma di figli di Dio è proprio la ragione, è anche il modo con cui il Signore cerca di riprenderci, cerca di portarci sulla letta via. La ragione non ha bisogno di essere spinta a calci, la ragione ha bisogno di argomenti presentati serenamente, pacatamente, su cui poi poter personalmente riflettere e decidere. E per fare questo ci vuole sempre una grande umiltà. San Paolo, quando dice che bisogna rendere sempre a tutti ragione della nostra fede, Dio aggiunge subito: tutto questo sia fatto però con rispetto e dolcezza. Con rispetto e dolcezza, non andando a fare i Torquemada o i castigamatti o i fustigatori dei costumi o i fanatici o le persone che aggrediscono e usando modi assolutamente inurbani che fanno più male che bene. Anche quando uno predice avesse tutte le ragioni di questo mondo. E
speriamo che il Signore questo ce lo faccia ricordare e che lo possiamo mettere tutti quanti in pratica. Poi c'è una norma, ci sono alcune indicazioni ascetiche di Gesù che qui bisogna veramente farsi un bel salvataggio con nome, ecco, si salva il file audio, si scrive, perché queste sono cose fondamentalissime, tra l'altro sono esplicitazioni fatte da Gesù di principi sacrosantissimi dell'ascetica, quindi sono stati sempre e comunque in tutto insegnati da tutti i maestri di spirito, quindi Gesù fa una sintesi, ecco, breve, ed è questo: la repressione dei primi moti, si chiamano così, i primi moti che, dice San Tommaso d'Aquino, non costituiscono di per se stessi peccati, perché sono reazioni che vengono provocate in noi dalla natura ferita dal peccato originale, per cui noi non possiamo impedire che sorgano questi, non possiamo, però appena uno sente il primo moto, ecco che scatta subito il libero arbitrio, subito, lo assecondo o lo reprimo? Pensiamo, un moto di ira, un moto di superbia, un moto di invidia, un moto di lussuria, un pensiero balordo. Quindi questi moti possono essere movimenti delle passioni, per esempio se ti viene un moto di ira, tu vedi una cosa e senti che ti sale dentro, che ti bolle il sangue, d'accordo? Cioè, quella, non possiamo controllarla questa cosa, perché se vedo una cosa che mi fa il fumo agli occhi, io mi sento subito così. Ecco, allora, che faccio? Basta che assecondo quel moto e dico, ecco, già ho secondato, già ho fatto un guaio. Perché spiega Gesù, se tu reprimi il primo moto, andrà tutto bene, ma se no, ai primi moti non repressi usciranno le passioni e romperanno la fortezza divina. Questo c'è il richiamo, vi ricordate quella parabola del Vangelo dove Gesù dice che era stata piantata una vigna, vi era stato posto al centro il torchio, poi era stata costruita una torre, era stata circondata da una siepe, d'accordo? Quella vigna è la metafora dell'anima, circondata dalla siepe, la fortezza divina, che è la vita di grazia, d'accordo? Noi siamo blindati, il demonio non ci può fare male se non sfonda la recinzione. Deve aprirsi un varco, deve farsi una breccia, d'accordo? E come se la fa? Appena io assecondo un moto cattivo. Perché questa fortezza, usa proprio il termine, come siepe circonda l'anima per tenerla ben custodita e per allontanare i nemici che sempre cercano di insidiare e di nuocere la povera anima. Scrive San Pietro nella sua prima lettera, che nella compieta antica veniva letta tutte le sere prima di andare a dormire: siate temperanti, vigilate, il vostro nemico, il diavolo, come il leone ruggente va in giro cercando di divorare. Noi abbiamo questo cagnaccio, purtroppo, che ci sta sempre ronzolando intorno, ronzola, deve trovare una siepe, un varco per entrare e devastare. Sto varco non bisogna aprirglielo. Ecco, per imparare ad avere la fortezza blindata bisogna fare attenzione ai primi moti, a mangiarsi la lingua. Cioè, se io una persona mi provoca, io gli rispondo male e poi dico cacci picca che ho fatto, sì, se mi pento subito va bene, cioè niente non è, ma è meglio non farla quella risposta lì, perché già fare quella risposta lì è già aperto un varco. Certo, poi devi confessare e il varco si chiude, ma hai già aperto un varco. Quindi Gesù spiega, e bisogna fare attenzione, stai attenta ai primi moti, pensieri, parole che non siano retti e santi. I primi moti, perché sfuggiti che ti siano i primi, non è più l'anima che regna, ma le passioni che padroneggiano. Quindi, da questa prima sconfitta possono derivare a volte di conseguenze disastrose, cioè che da questa prima cosa la caduta nel precipizio è quasi immediata. A volte, questo poi dipende da tante circostanze soggettive, personali delle anime, permissive della divina volontà, perché a volte uno fa, apre una porta e boom, precipita nel burrone, altre volte uno apre una porta e prima che precipita nel burrone c'è una settimana, d'accordo? Ma questo non è
Questo è accidentale, direbbe sempre San Tommaso, perché quella porta non bisogna aprirla, perché sicuramente quella porta ti porta nel burrone. E noi siamo blindati, se vuoi che la fortezza non ti lasci sola un solo istante. Ed è come Gesù spiega, poi con il dono della divina volontà, questa fortezza diventa proprio inespugnabile, diventa come la Madonna, Turris Davidica e Turris Eburnea, Torre di Davide e Torre d'Avorio. Però vedete anche qui come Gesù prima spiega, come dire, la santità ordinaria, perché l'ascetica questo l'ha sempre insegnata. Noi siamo figli di Dio, cioè abbiamo la grazia santificante, siamo già protetti da Dio. Non è che, cioè, non stiamo in balia del demonio, d'accordo? Non stiamo in balia. Certo, lui lavora e ci prova. E qui entra in gioco la nostra cooperazione con la grazia. E dobbiamo fare il possibile. Su questo dobbiamo fare il possibile, però capendo bene, cioè non dobbiamo essere leggeri, cioè perché una piccola caduta, un atto di stizza consentito, per esempio, è un varco aperto. Dice, ma non è mica la fine del mondo, non è mica fatto un peccato mortale. Nessuno ha detto che uno ha fatto un peccato mortale. È un varco aperto, però. E chi vuole, vedete, è molto raro che Gesù parli del demonio, però dice, nemici che sempre cercano di insidiare e di nuocere alla povera anima. Questa è la nostra condizione terrena, non ci si può fare niente. E quindi dobbiamo essere attenti e accorti nel prendere le dovute accortezze. Quando poi arriva il dono della divina volontà, che l'anima è completamente fusa al divin volere, è completamente avvolta, non ne esce, compie solo atti divini, il diavolo comincia anche ad allontanarsi, non ci prova nemmeno ad avvicinarsi. Ma questo è uno stadio, come dire, successivo, che presuppone il precedente. Non ti verrà questo dono così grande se il Signore non vede che tu, per quanto sta in te, mettendo in pratica queste cose, hai combattuto. Poi non importa se vinci 8 volte e 2 volte cadi, cioè, importa, però non è la fine del mondo, uno si pente e si rialza, però è diverso che uno sia ancora brodo, cioè che cade 10 volte su 10, cioè che appena il demonio fa un soffio subito uno gli dà la seconda, piuttosto che uno impari a combattere e quindi comincia a registrare qualche vittoria, certamente insieme a qualche sconfitta, perché non si diventa santi dall'oggi al domani. Ecco, ma questo principio deve essere chiarissimo. Appena sono sfuggiti i primi moti, non è più l'anima che regna, ma le passioni che padroneggiano. E se le passioni padroneggiano, possiamo essere portati dovunque, non escluse anche le anime sante e buone ai mari di fango. Di questo dobbiamo essere consapevoli, non perché ci venga l'angoscia, perché non ci deve venire l'angoscia, ma perché dobbiamo capire il senso delle massime dei santi, no? San Filippo Neri diceva, l'ho detto infinite volte, tienimi la mano sulla testa, se no Filippo se fa turco. Non era un modo di dire. Ma se la grazia di Dio non ci assiste e se noi non cooperiamo con la grazia e ci lasciamo, come dire, vincere dai nostri nemici, tempo poco, da anche grandi santi che potremmo essere, questo poi lo valuterà nostro Signore, ma possiamo tranquillamente precipitare in fondo nel baratro in meno di un batter d'occhio. E quindi la vigilanza deve essere sempre grande, unitamente a una grande fiducia, perché se noi facciamo nostre queste cose, abbiamo la buona volontà di viverle, il soccorso della grazia di Dio certamente non ci mancherà. Bene, o Santa Vergine Divina Maria, contemplando l'umanità sfolgorante di luce di Gesù, noi di riflesso contempliamo anche la tua santissima umanità,
sfolgorante di luce assunta in cielo, come quella del tuo figlio, e ti chiediamo ecco la grazia di poter vivere una vita conforme alla vostra, per poter assomigliarvi anche nella gloria, soprattutto per godere della delizia che solo la contemplazione delle vostre santissime umanità arreca a tutti i beati. Ecco, concedici la grazia, o Santa Vergine, tu sei stata immacolata, quindi per te la tua fortezza è stata inespugnata, inespugnabile. Ecco, aiutaci a rafforzare le nostre difese e le nostre fortezze contro l'incursione del nemico e ad assumere uno stile simile al tuo, nel nostro anche doverci relazionare con chi vive lontano da Dio e ha bisogno di essere aiutato. Che sia sempre uno stile umile, dolce, fondato sulle argomentazioni della sana e retta ragione e anche capace di discernere le circostanze, perché non sempre è opportuno parlare subito, dire subito le cose, bisogna trovare il momento opportuno, le circostanze opportune, le parole giuste. Ecco, il nostro prendere coscienza di queste cose, quindi volerci lavorare, ci disponga anche a ricevere tutte quante le grazie che certo ci otterrai, perché in concreto, quando si presentano le occasioni, possiamo agire sempre secondo i dettami del Divino Volere. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat, Ave Maria.